Sono Bora. Da dove vieni? Egiziano. Mi chiamo Abdullah, sono maliano. Calabria è buono, è buonissimo, molto. Mi chiamo Zahir, sono dall'Afghanistan. Questa giornata era molto felice per noi e per tutti gli immigrati, anche per gli italiani. Pensi che l'Italia sia un paese accogliente? Sì, certo, l'Italia è un bel paese, anche tutte le gente italiane sono molto bravi. Una marcia multietnica nel centro reggino che apre ufficialmente le Olimpiadi dell'accoglienza, perché lo sport è soprattutto inclusione sociale. 150 giorni di attività grazie al Centro Sportivo Italiano e il sostegno di ActionAid. A suon di tamburi e ritmo di danza, le nove squadre composte dai rifugiati di Nove Sprar calabresi hanno animato il Corso Garibaldi fianco a fianco ad operatori e sindaci dei comuni ospitanti. 23 bandiere, un solo slogan: chi non sa accogliere, non sa vivere né sperare. Una sfida raccolta da Paolo Cicciù, presidente provinciale CSI e organizzatore dell'iniziativa, che vede le Olimpiadi come una apripista per la programmazione di attività sociosportive sul territorio. Ci sono tante famiglie e c'è buona parte del mondo, tutti stretti in un unico abbraccio, quello che mette al centro il braciere olimpico a forma di calabash, la tazza del povero, ossia l'oggetto più prezioso che ogni famiglia africana possiede. Dominella Trunfio per la CNews 24.